Ehi, ciao! Buonasera! Ciao, mando un messaggio a Cesare. Buonasera! Sì, buonasera! Buongiorno! Buonasera, vabbè. Buonasera! Forza Giuseppe! Forza e coraggio! Guardalo lì che c'è! Allora, fra un po' appena iniziamo, puoi fare venire la nonna? Non può, sta facendo le pulizie. Sta facendo le pulizie. E poi la nonna gli dice che 10 minuti lascia le pulizie appena iniziamo e si vede tutto quello che ha fatto suo figlio insieme agli altri. Va, va. Io, figlio di mia nonna. Buonasera. Buonasera. Vediamo se riusciamo. Arrivano, i miei arrivano. Dove arrivano? Che belli che siete! La campanella Sturzo! Prof, è caduta la linea. Ciao, prof. Ciao, ciao. Buonasera. Buonasera. Buonasera, professoressa. Ciao, Antonio. Ciao. Ciao, Nicolas. Ciao, io sono Nicolas. Buongiorno, solo quello. Fatemi la mamma, però vedo la mamma. Avete solo me. Ciao. Ma che siete belli, guarda quanti siete. Infatti. Ciao Daniele, buonasera. Martina. Ciao Laura. Ciao Alessio! Ecco che c'è Lorenzo. Ok. Via, 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 sei sempre più lontano. Certo. Già. Stiamo aumentando. Guarda, man mano praticamente stiamo diventando sempre più piccoli. Esatto. Ma dov'è Paolo? Che non lo vedo più. Quanti grossi siamo? Ah, è sotto di te, sono. Sono, ci sono. Eccolo là. Buonasera, maestro. Ciao, Gioia, buonasera, signore. Sapevo che c'eri, però ti avevo perso. Buonasera. In mezzo a questa confusione. Paolo, come stai? Da tanto noi che non ci bene, bene, bene. Sì, effettivamente da tantissimo. Ieri a questo collegio abbiamo fatto queste prove che non si è capito benissimo. Ciao, maestro Paolo. Buonasera, signore. Buonasera a tutti. Voi con me, Silvana, a posto? Siamo qua. Speriamo di finire adesso. A settembre, se va bene, ci ricominciamo, Speriamo. Va bene, a settembre si ricomincia. Speriamo di tornare a scuola tranquillamente. Ma veramente, veramente, guarda. In maniera... Eccola Cinzia, eccola vicepresi. Buonasera a tutti, buonasera, che piacere vedervi. Ciao, piacere immenso. Ciao Cinzia. Ciao, ciao, ciao. Veramente grazie per diciamo, l'invito. Che belli. Guarda che sono belli. Anche tu Twinning, vedi? Anche Twinning in dad. Bisogna, bisogna, bisogna. Anche a remoto Twinning esiste. Beato tu, Gabriele, che sei là in montagna, in campagna, all'aperto. Veramente, vedi? Buonasera. Ciao Luciano, buonasera. 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 Grazie signora di esserci. Signora, dov'è? Che non ho visto. Buonasera. Ah, eccola lì, eccola. Non mi sono fatta mettere apposta di mattina per esserci di oggi di pomeriggio. Mi sono fatta cambiare il signora. Brava, brava, complimenti. Grazie, grazie. Io penso che possiamo. Ciao, prof. Ciao. Ciao, che bello vederti, Federica, insieme alla mamma. Guarda che felice Federica. Che finalmente la mamma è con noi.
Ok, allora iniziamo perché tanto se c'è qualcuno che si vuole puoi inserire dopo, si può inserire tranquillamente. Mi sentite? Sì. Allora, che dirvi? Inizio intanto a salutarvi in inglese. Good afternoon everyone and thanks for sharing with us the importance of dissemination. Buon pomeriggio a tutti, grazie per essere qui con noi. Abbiamo qui riuniti, grazie a voi. Ragazzi, però penso che voi vi dovete mutare. Ciao Caterina. Ciao tesoro, è un piacere stare con voi. Che bello. Ciao Caterina. Guarda. Ciao Ale. Allora, adesso mutatevi così vi... Ecco, esatto, facciamo così, intanto leviamo l'audio. Perché? Allora, quindi stavo dicendo, ragazzi silenzio adesso, togliete l'audio, quindi vi abbiamo qui riuniti, i vostri figli sicuramente ve l'hanno detto, per mostrarvi tutte le attività che abbiamo fatto durante questo anno scolastico, sia a scuola appunto, sia perché siamo riusciti anche a riprenderlo anche da casa, grazie alla vostra collaborazione e all'impegno dei ragazzi. Quindi il progetto, come sapete, già lo conoscete, è un progetto internazionale, l'eTwinning, progettato e condiviso con una scuola turca, una polacca, una rumena, una portoghese e due spagnole. Il progetto è intitolato A Chance to Stop Climate Change e tratta praticamente il tema del cambiamento climatico. Uno dei problemi attuali, più attuali e importanti, urgenti, in cui tutte le nazioni stanno lavorando per cercare di salvare il salvabile, salvare il nostro pianeta. Gli obiettivi del progetto, infatti, sono stati quelli di rendere consapevoli i ragazzi di queste problematiche. Naturalmente gli argomenti sono stati trattati in inglese, abbiamo avuto modo di fare anche dei meeting online con le altre scuole, abbiamo quindi condiviso dei momenti delle attività svolte online, come ad esempio alcuni di voi hanno partecipato alla photo exhibition, al Safer Internet Day, dove addirittura i ragazzi hanno fatto anche un video che ve l'abbiamo mostrato a scuola, proprio ci siamo arrivati in tempo, giusto giusto, dove spiegavano internet proprio ai genitori, e che però comunque adesso questo video non lo troverete qua. Adesso noi faremo una carrellata di quello che loro hanno fatto e quindi hanno parlato del risparmio energetico, di come mantenere pulito il nostro pianeta partendo dalla nostra casa. E infatti abbiamo fatto, no, un giorno abbiamo dedicato un'oretta a raccogliere delle cartacce nel cortile della scuola, abbiamo celebrato la giornata internazionale dell'acqua, della terra, per concludere l'eTwinning Day e questi ultimi comunque li abbiamo svolti da casa. Tutte queste attività sono state video riprese in modo creativo, assemblate e sono stati fatti dei video. Molti di questi video sono stati fatti dai ragazzi, cioè proprio li hanno assemblati loro, soprattutto quelli più grandi. Li hanno montati, addirittura hanno fatto anche alcuni da regista, da direttore. E comunque sviluppando così anche le competenze digitali e che ci sono poi in qualche modo anche serviti per questa didattica a distanza. Comunque adesso vi lascio alla visione di questi video e niente, man mano insomma ci rendiamo conto, magari poi facciamo un altro stacco verso metà e vi diciamo qualche altra cosa. Va bene, allora, buona visione. Adesso io provo a condividere lo schermo. E partiamo. Oh,
Ciao Concetto! Questa è stata la presentazione della scuola! Praticamente i ragazzi hanno presentato la nostra scuola agli altri paesi stranieri. Qua c'è qualcuno che ci è partito ma da molto lontano per arrivare alla scuola. Vedete, questo ad esempio, questo video è stato fatto tutto da loro. Anche le idee. This is the cinema room, where we watch a lot of films and documentaries. The swimming pool. It's fantastic to swim. This is the music lab. Here we sing, listen to music, and we learn how to play musical instruments. This is the information atelier, where we usually work for the training project. This is the gym. Here we have the fun to play basketball, volleyball, football and dodgeball. This is the art lab where we draw, paint, make decoration and beautiful projects. Now have a look at the information technology room. Here we use all the information tools. This is the auditorium. This is the primary school. The place is starting to melt and it's not really good for
the environment. Do you want your children to have a good, healthy life when they are an adult? Then you need to know global warming is happening now. So it's happening now! Ciao! Bye! School. That's the wish of my life. Okay, hi. We'll be right back.
stato.
setto? Vai, take an old plastic bag and cut it, forming a rectangle. Create some greetings using a lot of strings by plastic bags. Use some
books and create a side cover for the bag. Create some flowers using plastic tops and decorate your shopping bag. Mark and cut a neck.
lower, one side 1 centimeter and 4 centimeter from the bottom. Cut the lower part of the bottom.
flower, revealing it to other It could be a thing of a physical importance, and then dance and say you are to this. What is cyberbullying? It's a difference. Cyberbullying is like bullying, but it happens on the internet or a device like your phone. The difference is that cyberbullying can feel hard to escape because it can happen anywhere, anytime. It's easier for cyberbullies to hide who they are, and other people can see what's happening and gang up on someone. If you see someone being bullied in person or online, what can you do? We can give them support. We can show that we can stand up for others and say something to the bully. Report what you see and tell are trusted about. Here a letter from a few weeks ago. A person started a new social network page. The first person. Agata, volevi dire qualcosa? Non ti sentiamo. È il muto. Sì, scusate. Ok, intanto mi sono emozionata tantissimo, bellissimo, perché è stato un tornare indietro. Ringrazio veramente le colleghe tantissimo per,
per quello che abbiamo fatto e i ragazzi, perché eccezionali, tutti. Bravi. Allora, dopo l'Internet Safe Day abbiamo avuto lo stop e quindi la chiusura. Abbiamo avuto momenti difficili, abbiamo vissuto momenti difficili e quindi abbiamo cercato di organizzarci al meglio. E alla fine, dopo tanto pensare, con Silvana, con Cristina e comunque anche con i colleghi, quindi con Paolo, con tutti gli altri, abbiamo cercato di capire come potevamo portare avanti e concludere questo progetto. Dopo che finalmente siamo riusciti ad entrare in DAD e capire un po' come muoversi, e ci siamo organizzati. Adesso quindi vedrete i lavori che abbiamo svolto utilizzando la didattica a distanza. Per tutti una cosa nuova, però ce l'abbiamo fatta. Quindi... Grazie a tutti che anche l'e-twinning ci ha resi più vicini. È vero, questa in qualche maniera abbiamo fatto delle attività creative dove i ragazzi comunque sono usciti un po' da quel torpore, perché insomma, diciamola, questa didattica a distanza è proprio noiosa ed è più faticosa. Vero è che siamo a casa più comodi con le ciabatte, e magari i professori o voi stessi avete la magliettina bello ordinata e sotto avete il pantalone del pigiama, però diciamocelo, mai come adesso c'è mancata la scuola. Esatto. Va bene, quindi scusate un attimo, desidero dire qualcosa. Io devo ringraziare non solo gli insegnanti, le professoresse, tutte quante. Devo fare un plauso ai ragazzi che sono stati veramente bravi, sia in presenza che a distanza. Anche io mi sono emozionata, anche io. Non vi nascondo che siete stati eccellenti. E i genitori che vi hanno accompagnato sia in presenza che a distanza, perché come ha detto la professoressa Rosso, ora ci sono stati anche i genitori che vi hanno dovuto seguire in questo percorso. Veramente bravi a nome della scuola, a nome della dirigente, a nome di tutti noi. Grazie veramente. Un bacio, siete splendidi. Allora, andiamo con qualche altro minuto. Esatto, adesso completiamo con gli ultimi lavori e poi ci salutiamo. What up, world? It's your boy, just one of the guys down here. Well, I could be more specific. I'm a human. And I just wanted to, you know, for the sake of all of us earthlings out there, just wanted to say... The sweet smell of flowers in springtime. Hi, I'm a baboon. I'm like a man, just less advanced. The test of French picket rustle. I'm a zebra. No one knows what I do, but I look pretty cool. The feeling of damp grass beneath my bare feet. And I'm always getting licked. The side of a filled with corn. I'm a fat fucking pig. The sound of a free running stream. I'm a marijuana plant, I can get you fucked up. And I'm kinda beautiful, clear blue skies above me. We love the earth, it is our home. The warmth of the sun on my cheeks. It is our planet. We love the earth.
sing the first robins of spring. The vultures beat on the dead. We're just some rhinos, horny as heck. I'm just a giraffe, what's with this leg? Hippity hop, I'm king of... I speak clear autumn morning. I'm an elephant, I got junk in my trunk. What the fuck, am I crying? I'm a wolf, I'm a squirrel looking for my next nut. And I'm a the sound of leaves crunching beneath my feet. Giddy up, let's ride. The first chill of winter in the air. Tired of snowflakes frolicking on the breeze. Watching children skate on a frozen pond. We love the Chinese. We forgive you, Germany. It is our planet. It's our planet. We love the earth. We love the earth. It is our home. The sight of pumpkins growing in a field. The sound of birds singing in the trees. Can you hear me? Anyone out there? Hello? I've trudged the earth for so damn long and still don't know shit. I hope it's not a simulation. I hope that future generation will still have these things to be thankful for. And it covers up our human dick. Eat a lot of tuna fish, but these days it's like we don't know how to act. All these shootings, pollution, we under attack on ourselves. Like, let's all just chill, respect what we built. Like, look at the internet, it's cracking as hell. Fellas, don't you let it come on you if sex. And I heard women orgasms are better than a dick's. So what we gotta land for, what we gotta stand for? Love. And we love the This is our planet. This is our planet. The mountains reach up high. The mountains reach up high. Touch the sky. Touch the sky. The river brings us water. The river brings us water. Thank you, river. Thank you, water. This is our planet. This is our planet. This is our planet. Carino, amore. Belli questi. Hi to everyone. So this video is about the celebration of the Earth Day, 22nd of April 2020. So it's a video for our attuning project, Action to Stop Climate Change. And we are teachers and students from Campanella Sturzo School from Catania, class 2nd F. This is my class 2nd F, 7th grade. We started this our project in October with our partners in Turkey, Spain, Portugal, Romania, and Poland. But because of the coronavirus, we stopped for some weeks. So now we are at home and we decided to continue with our project and make what is possible to do for ending it. So our students have prepared some tips and pictures about their day, and they would like to say something about our beautiful planet. So, Federica. Before we start, say on Earth Day, we must read the details about this day. Okay, thank you. Leo, what would you like to say? On 22nd April, 1917, America celebrated the first Earth Day. Okay, so thank you. Eleonora. Earth Day is celebrated every year in the whole world. Okay, so Asia. Our Earth Dodio, Asia, is special and there's just one. People and animals share the land. Let's land helping. Okay, thank you. So, Morena. We can save
wonder and plant a tree, make a better home for you and for me. Thank you. Loris. On Earth Day, we say thank you for all that our Earth gives. For her, for the water and flowers and trees. Okay, thank you. Mrs. Cristina, what would you like to say about our Earth Day? Cristina, would you like something? On Earth Day, yes, thank you. On Earth Day, we all promise that we clean. Okay, so this is Francesco, and he would like to say to us, we will do everything we can make sure our Earth stays green. So, Mrs. Cristina, what would you like to say? We will do, this year we are celebrating Earth Day at home because of the coronavirus. And we can say thank you to showing us we are depending on it and its beauty. Thank you. So this is our students, this is Luciano, and he would like to say to us, we can say thank you for making appreciate us, our freedom and our health and the abundance of products. Okay, so Agatha, what would you like to say? Thank you for stopping the transport because the Earth was forgotten. And thank you for the evaluation of our life because we finally understand what it means that we are connected. Okay, so thank you for these beautiful tips about our heart. So we can say, remember everybody. So, remember. Save life. Okay. So, thank you. Well done. Goodbye. Bye. 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 As every year is the e-training day, but not as every year we are home and not school. It's a pity not to be. E-training is upload the pictures and recordings to wish the best. E-training is become or stay green. Yeah. E-greening is collaboration among students and teachers. E-greening is to be European citizens. E-twinning is always getting fun with interactive activities. E-twinning is stay at home but closer. E-twinning is to reflect on climate change while we are at home. E-twinning is always to celebrate the life. E-twinning is always sharing beautiful experiences. E-twinning is to say that together they fight the coronavirus. Good morning, students, and good morning, teacher Marie Claire. Good morning. As we are part of the e-twinning project, a chance to stop climate change, today is a special day
It's the 9th of May 2020. It's eTwinning 15th birthday. Best wishes, eTwinning. Because of the emergency of coronavirus, we are at home, unfortunately, and not at school. But eTwinning doesn't stop. Non si ferma, we say in Italian. So we have decided to celebrate its 15th birthday meeting online today with you, students of the first class of middle school, 1D, sixth grade, of Istituto Comprensivo Campanella Sturzo, Catania, Italy. You told me you've drawn posters and written what eTwinning is for each of us and for each of you. Let's start to share one another posters and thoughts. Let's start. Martina, it's your turn. eTwinning is learning while having fun. Good. eTwinning is having fun and making new friends. eTwinning is working together to respect the nature. eTwinning is getting a work for having a better green life. eTwinning is work hard to stop climate change. eTwinning is reflecting to avoid pollution. eTwinning is improve education at internet practice at school and at home. eTwinning is travel improvement. Good. eTwinning is a learning and sharing the respect. eTwinning is showing and respect. eTwinning is the together despite the coronavirus. Best wishes, eTwinning! Wishes, eTwinning! Best wishes, eTwinning! So, thank you, students. And thank you, eTwinning, again, for all the opportunities you give us. So, my wishes for you is to get always quality projects, great teachers, and creative students. Best wishes again. Goodbye. Celebrating eTwinning Day. eTwinning project a chance to stop climate change. I.C. Campanella Sturzo Class 2F Catania, Italy. Hello, dear eTwinners. Today is the 19th of May 2020. Today is the birthday of eTwinning. Here is the 15th birthday of eTwinning. And we would like to celebrate this important event with my students. But because of the coronavirus, we are at home. But my students, there are some tips and videos to say happy birthday to them. We are students, teachers from Campanella Sturzo School, my class, second F. Great, and they have so fun activities to celebrate this year. We are involved in here, so we are involved yes, here with a project, a chance to stop climate change, with our partners from Spain, Holland, and France. Thanks for watching and happy birthday. Happy birthday, eTwinning.
Hello. We would like to celebrate an important event on May 19, 2020. Sharing tips with your twinning mates from other countries. A twinning day is using the internet safe day. A twinning is sharing tradition across the countries. A twinning is exploring different countries. Twinning is collaboration. Yeah, yeah, me. Seeing things from a different point of view. Twinning is sweets, engagers, surprise partners. Sei arrivato alla fine del libro. Leggi di nuovo. Ok, penso che aspettate. Ok, siamo arrivati alla fine di questa carrellata di video, di attività che sono stati fatti dai vostri ragazzi, nonché i nostri alunni. Noi cioè c'erano anche altre cose, quindi sarebbe stato un po' troppo lungo. Comunque, che dirvi? Vero è quello, io condivido ciò che ha detto la professoressa Agata, che guardando e riguardando questi video, praticamente con il lavoro che c'è stato, le risate, praticamente è stato veramente emozionante, anche con a volte gli sbuffi dei ragazzi, che magari ormai soprattutto un po' quelli più grandi che si vergognano ad essere ripresi, però alla fine sono venute fuori delle belle cose, perché è stato un modo diverso di fare inglese, di trattare argomenti importanti, hanno utilizzato il mezzo linguistico proprio per comunicare, cioè realmente nella pratica, perché noi, cioè, facendo questi lavori creativi, disegni, cioè loro hanno imparato a esprimere determinati pensieri, i loro pensieri. Vedete che non c'era nulla da preso da internet, anche le foto sono state scattate da loro, comunque foto che avevano loro e che ce le hanno messe a disposizione, disegni, tutto fatto da loro. E poi se avete notato anche nel percorso, come loro si sono migliorati anche nella pronuncia, come dire, anche ci sono state delle parti in cui loro quasi naturale chiamano delle poesie, è stato veramente bello. E poi anche la scelta di tutti diversi creativi per abbellire i loro lavori. Comunque, che dirvi, io ringrazio. Scusami Silvana, dicevo, i genitori, se qualcuno magari vuole dire qualcosa può farlo, cioè nel senso che in italiano, in lingua italiana, non perché l'anno scorso abbiamo fatto, ovviamente abbiamo un po', stato uno sforzo maggiore, però dico, se magari qualcuno volesse dire qualcosa può farlo, O anche i ragazzi, se vogliono dire qualcosa. Anche i ragazzi, anche qualche suggerimento per il prossimo anno. Se riusciamo. Va bene. Era così. Tutto ok? Tutto a posto? Spero che comunque vi è piaciuto. Cioè, noi ci tenevamo che voi poteste vedere questi lavori, perché comunque sono stati, cioè li abbiamo fatti, ci sono stati momenti appunto in classe, momenti anche di confusione, di rimproveri, però alla fine insomma siamo riusciti, è vero, cioè noi quando vediamo questi lavori ci emozioniamo. Quindi io vi ringrazio ancora, ringrazio i ragazzi, ringrazio i genitori. Aspetta, Silvana. Ecco, volevo dire una cosa chiaramente, no? Io a nome di tutti i colleghi che vi stimano, che vi apprezzano, io non ho partecipato, ho fatto soltanto da supporto perché chiaramente faccio parte del consiglio,
e non mi sono emozionata perché ho visto dietro un grandissimo lavoro da parte di due colleghe veramente eccellenti, perché una cosa è in presenza ma una cosa è a distanza, e dover collazionare, sistemare, organizzare, dare i tempi in una didattica a distanza è veramente difficile. E se non avessi visto con i miei occhi che la cosa è a distanza, avrei pensato che invece è tutto organizzato. Siete veramente due grandi registe, complimenti e brave. Grazie Caterina, ci fai emozionare anche tu. No, è la verità, e voi sapete quanto vi stimo, ma soprattutto, ripeto, non mi sono emozionata perché ho colto veramente la professionalità dell'organizzazione. Complimenti, veramente. E ragazzi, ovvio, già ve le hanno fatti i complimenti, a voi e le vostre famiglie, quindi non aggiungo nulla. Però dal punto di vista professionale, non so se l'uditorio è in grado di coglierlo, io vi posso dire che è stato veramente un lavoro magistrale. Complimenti. Grazie Caterina, grazie mille. Grazie. Va bene, allora, detto ciò, Paolo, tu vuoi dire qualcosina? Dov'è Paolo? Paolo, con i tuoi piccoli che sono stati meravigliosi. I tuoi piccoli sono stati fantastici. Veramente incantato di tutto il lavoro che... La Rosetta, che non è potuta... Mi spiace per lei, ma naturalmente aveva altri impegni, non ha potuto partecipare, però... Insomma, complimenti sia ai nostri ex, perché ce ne sono tanti, nostri ex alunni. Ma sono tutti. E quindi mi sono sentito un po' partecipe sia con la scuola media che con la scuola primaria, perché fondamentalmente c'è sto filo che ci collega. E veramente complimenti ai ragazzi, a voi, insomma, a tutti noi. Perché è un ottimo lavoro. Vero, perché poi questo tipo di attività, l'e-twinning, riesce anche appunto anche in questo a tenerci più vicini. Perché abbiamo creato questo legame proprio con la scuola primaria, la scuola media, dove a volte anche, cioè, i grandi aiutano i piccoli e i piccoli a volte anche loro insegnano delle cose grandi. Sì, bene, anche, si proiettano anche in avanti i ragazzi della scuola primaria, vedono un po'... Insomma, dall'altro lato che cosa c'è, cosa si fa, come si lavora, insomma, una bella cosa, ecco. Veramente sicuramente. Complimenti, complimenti Silvana e complimenti Agata. Ciao Gabriella, non bravi, bravi, bravi. Grazie a voi comunque della vostra collaborazione, perché grazie anche a voi. Quello è un piacere. Non c'è. Quello è un piacere, quello è un piacere. Anche Cristina. Number one. Cristina, Cristina, no, sicuramente. Bacioni a tutti. Supporter. Cristina. Number one. Devo dire che senza Cristina non lo so io, perché veramente... ma non è assolutamente vero. Siete comunque un lavoro di squadra e questo si evince. È un lavoro di squadra e questo si evince. Bene, ok. Va bene. Allora, concludiamo qua. Sì. I genitori. Ancora. Arrivederci, grazie per la vostra partecipazione, per averci grazie tantissimo tempo ed averlo detto. Ciao a tutte. Un abbraccio a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Grazie. Arrivederci. Buone vacanze. Arrivederci. Arrivederci, professoressa. Buone vacanze, grazie. Ciao Carmen. Ciao Carmen. Ragazzi, ciao Leo, salutami la mamma, Leo. Ciao. Ciao Loris. Ciao Loris, grazie. Signora, buonasera.